Buongiorno a tutti, bentrovati. Comincia un'altra settimana. La settimana con la S maiuscola, definiamola così, perché è tornato quel signore lì numero 9. È tornato a casa come ha scritto e subito è andato in ritiro con i compagni, con tanta voglia di Inter ad abbracciare Simone Inzaghi più carico che mai. E è il motivo su cui deve essere riposta tutta la vostra fiducia, la carica di Romelu Lukaku, tonico come non mai, la voglia di confermarsi, la voglia di essere sempre più leader, la voglia anche di non far sentire l'assenza di Hakimi e Conte, di prendersi tutti sulle sue spalle insieme a Simone Inzaghi, sperando che riesca a fare come con Immobile, fargli vincere scarpa d'oro e chissà magari qualche premio ancora più importante, qualche trofeo, alla ricerca della seconda stella da mettere qui sulla maglia pitonata, aspettando quello scudetto che ancora nessuno mi ha mandato. Bene così. Bene soprattutto questa sua voglia e anche questo suo rapporto con l'Inter, con Milano, con la città, quel sentirsi a casa come non si è mai sentito da nessuna parte, escluso la sua vera casa. Un Lukaku sempre più leader, carismatico, importante per il gruppo Inter. E io, grazie anche alla conferma del Din più famoso d'Italia, il nostro tè caldo, io gli darei subito anche la fascia da capitano. Non so se siete d'accordo. Tornato Lukaku, tornato anche Vidal, positivo che anche lui si senta a casa, ma forse perché vuole rimarcare il fatto che non ha nessuna intenzione di andarsene se non dietro una ricchissima buona uscita. Inizieranno adesso i colloqui, però prima lo esaminerà attentamente Simone Inzaghi, così come farà con Vecino e Sanchez. Qualche giorno in più dovrebbe aver avuto causa Covid Perisic, e a questo punto mancano solo i vincitori di Coppa America ed Europeo, che ai primi d'agosto, settimana prossima, completeranno il gruppo in attesa di novità dal mercato. Conferme importanti invece nel test con la Pergolettese, vinto 8-0, 7 gol tutti nel primo tempo sotto una pioggia torrenziale. Migliore in campo ancora Federico Di Marco, questa volta partito come esterno di sinistra. Nei tre dietro c'era, si è rivisto finalmente, Kolarov con Skriniar e De Vrij, per una squadra che sta pian piano prendendo la sua fisionomia, naturalmente sempre 3-5-2. A destra c'era Darmian, autore di una doppietta, tra i più in forma, come a dire: ragazzi, ok il mercato, ma ci sono anch'io per sostituire Hakimi. Poi Brozovic, Çalhanoğlu e Gagliardini, che ha segnato un gran gol in pallonetto. In attacco, lì dove mancano un po' tutti, invece si sono rivisti finalmente un segnale importante da Pinamonti con una doppietta e una conferma ancora più sostanziosa da Martin Satriano, che si è messo ancora in luce. Altri due gol per lui dopo i 5 nel primo test col Sarni, col gol di Lugano. Adesso una bella doppietta a griffare, una crescita che continua. Non c'era Mulattia ricevuto in prestito al Crotone. Buone sensazioni, abbiamo detto: doppietta di Pinamonti, doppietta di Satriano, doppietta di Darmian, poi gran gol di Gagliardini, e nel secondo tempo, con il cambio di tutti gli 11 in campo, il gol del neoacquisto primavera Nunziatini, anche lui molto interessante. Nella ripresa si sono visti Ranocchia e soprattutto un Sensi che si è capito, insomma, adesso deve rincorrere, deve cercare considerazione, minuti, spazio, giocate e tornare a tutti gli effetti senza più paura, un giocatore importante per questi colori, aspettando naturalmente il ritorno in campo di Big Rom mercoledì. Primo test
soprattutto adesso tamponi e controlli per tutti i nuovi arrivati. Mercoledì nuovo test con una squadra di Serie B che ancora non si conosce il nome, e poi vedremo come ci si avvicinerà all'esordio del 21 agosto contro il Genoa. Certo che con un Lucacone così carico e motivato posso dire che non fa paura assolutamente nessuno, non lo faceva prima, e anche se non c'è più Conte, anche se non c'è più Hakimi, aspettando novità importanti dal mercato, questa settimana potrà essere importante per chiudere una volta per tutte la storia Nainggolan, che ieri non ha giocato per una botta al ginocchio che era anche fasciato, quindi non motivi di mercato come per Mulattieri. Un peccato, l'avrei voluto rivedere volentieri, fa anche rima, però può crescere ancora di più nella Serie B italiana dopo la buona annata al Volendam e il buon precampionato in cui si è messo in mostra con Inzaghi. Settimana importante anche per Hernandez per cercare di accorciare la distanza 2 contro 10, la richiesta del Cagliari del prestito oneroso di Hernandez, e provare a dare il prima possibile un rinforzo per la fascia destra a Simone Inzaghi. A sinistra salgono, continuano a salire le quotazioni di Kostic, sperando che si possa intavolare uno scambio con Lazzaro, con l'Eintracht Francoforte. Bisogna trovare sistemazione a Pinamonti. Vesino verrà valutato, vorrebbe andare via, ma da quello che risulta Inzaghi vorrebbe provarci e ci conta parecchio, perché ha caratteristiche uniche nella rosa e dargli sempre più spazio, come cercherà di darne a Sanchez. Con Vidal invece si parlerà di risoluzione, ma molto dipende dalle offerte che avrà in mano. Con un contratto da quasi 8 milioni con i bonus la prossima stagione, pesantissimo, e accetterà una buona uscita, soprattutto se ricchissima, e se avrà un'offerta da almeno 3 milioni in mano non è molto facile. Voci dalla Spagna su un interesse per Pjanic anche dell'Inter, che al momento non risulta, nonostante il giocatore abbia avuto il foglio di via. Per l'attacco i nomi sono i soliti: Scamacca, che piace molto anche per il fisico e la possibilità di dare fiato a Lukaku, che ha giocato sempre l'anno scorso, e poi quel Keita che anche sui social continua a scherzare, a mettere like, mi sembra sempre più vicino a un ritorno in nerazzurro. Stiamo a vedere poi anche come si inserirà Alexis Sanchez, sperando che non abbia più problematiche dal punto di vista fisico. Qualcuno ieri parlava anche di rescissione di Perisic, titolarissimo al momento sulla fascia sinistra. Non credo proprio che l'Inter vada a perdere così un giocatore su cui anche Inzaghi punta molto. Questo quanto. Prima di andare a leggere i vostri messaggi, mentre è stata ufficializzata la maglia da trasferta, molto bella, quella bianca col biscione che ricorda quella del passato. Vediamo se riusciamo a farvela vedere. Tanto scarichiamo, eccoci qui, download in corso. Dicevamo un po' i vostri messaggi, adesso per essere sempre sul pezzo, spero che vi sia piaciuta anche la live con Fabio di ieri sera, cercheremo di ripeterla. Vostri messaggi arrivati con l'hashtag angolo della posta. Appuntamento ore 13 per i miei auguri speciali a un certo Maicon Douglas Sisenando, che oggi compie 40 anni, su Italia 1, e poi stasera in live intorno alle 23, mi raccomando, gruppo Telegram per avere le notifiche delle ultime notizie di tutti i nostri appuntamenti, le nostre live e quant'altro. Luigi Zelli, buongiorno Marco, Lukaku il re
non si tocca, imprescindibile per la squadra, non ha prezzo, ama la forza Inter. Vessino va tenuto perché se sta bene è il migliore tra tutti i centrocampisti in panchina, sarà decisivo come sempre, al fiuccio mitico, assolutamente d'accordo, proprio Inzaghi ci punta, è davvero divertente vedere i tifosi delle altre squadre, due in particolare, ma una su tutte, non voler accettare il fatto che il miglior colpo di mercato della loro squadra resterà la cessione di Hakimi dell'Inter. Con l'arrivo di Allegri sentivano già lo scudetto sul petto, col tempo e il nulla di mercato, sorrisi iniziano a diminuire. Giambattista Specchio, buona domenica a tutti e a tutto il popolo interista. Volevo chiedere, a proposito della strategia della comunicazione dell'ambiente Inter, non sarebbe meglio dire daremo l'assalto allo scudetto per la seconda stella anziché difenderemo lo scudetto? Cosa cambia, Giambattista? L'importante è non nascondersi e non avere paura di nessuno e di niente, con una squadra che è assolutamente pronta per difendere il titolo. Alessandro Roncaglia, bravo Marco, se Kane viene acquistato per 190 milioni a un anno dalla scadenza, altro che 100-120 il prezzo per Lukaku, almeno 200. Daniele, anche se non sto bene ti ringrazio perché mi tieni compagnia, ne ho proprio bisogno. Cosa succede Daniele? Un abbraccio e un abbraccio da tutti noi, speriamo che tu possa stare meglio, intanto grazie per essere qui sempre con noi sul canale. Mauro Bulla, Jovic è molto forte, mi piacerebbe anche se è un po' folle. Gianmarco Milanato, Marcone non si può ascoltare o leggere nessuna testata sportiva senza sentire crisi Inter, ma se i ricchi piangono i poveri cosa fanno? Venanzio Parrotta, andassero tutti via, giocheremo con la primavera, Suning venderà, l'Inter è una polveriera, l'acqua bagnata, il cielo è l'azzurro, l'erba è verde, forza blu, azzurri, forza Marco, andiamo, vamos a ganar. Però se veramente Jovic lo prendono uno tra Sampdoria e Genova sarebbe clamoroso, Fabio Consoli, stiamo a vedere, però anch'io un po' di dubbi sul fatto che possa accettare un ruolo da comprimario come quarto attaccante e poi, viste le problematiche extracampo, non sono così... Il valore del giocatore è in dubbio, ma così convinto dell'operazione, ma... Aspettiamo il nostro re a braccia aperte, Giuseppe Brogna, malgrado alcuni soggetti si ostinano a divulgare notizie inesistenti, dovranno farsene una ragione. Quest'anno le partite non si vincono a centrocampo, la società non conta, che Rubini arriva bene o Marotta e Ausilio non cambia nulla, le minestre riscaldate, piatti da gourmet. Michele Palladini, un po' così criptico. Sei sempre l'unico affidabile sull'Inter, non seguo pagliacci e crisantemi vari, grazie al fiuccio. A chi ti riferisci? Chi sono i crisantemi? Ciao Marco, secondo me l'obiettivo in ambito nazionale è vincere più trofei possibile, vincere lo scudetto per la seconda stella in ambito internazionale, almeno ottavi di Champions. Lo sconosciuto 57 su una nota televisione locale presentavano la cessione di Lukaku, capiscono che non devono fare audience, ma inventarsi fake news... Bentornato Big Rom, avanti insieme per il 20°. Buona domenica e un saluto a tutti gli interisti. Fabrizio Maffi, grande Marco, ogni tanto ascolto qualche minuto video di trasmissioni di terza categoria, ma che personaggi disagiati che ci sono e quanto rosicare che fanno. Sento solo crisi Inter, non ci sono soldi per comprare, bisogna solo barattare, ma non guardarli. Roby, Amerigo Monti, come sempre sei il mio punto di riferimento nelle notizie di mercato della nostra squadra. Grazie. Amerigo, Gianni l'interista, bene, domani torna Lukaku, ieri, lo blindo a casa mia fino al 31 agosto, lo accompagno agli allenamenti tutti i giorni, da Milano non si muove, ma stai tranquillo che non ci pensa neanche, bello ascoltare notizie fresche sotto l'ombrellone, Antonio Marzucco, dove sei di bello, beato te, direi che ci siamo, Cristian Garacci, Lukaku all'Inter non sta facendo solo professionista, ma si è conquistato Milano e tutta l'Italia, si è innamorata di lui, soprattutto l'Inter, c'è un sentimento, poi mai dire mai nella vita, ma oggi Lukaku è l'Inter. Direi che ci siamo, ultime notizie su Sport Mediaset, sono arrivate delle medaglie importanti e però vediamo se riesco a farvi vedere la nuova maglia
Eccola qua, guardatela. Molto bella, ragazzi. Con quel biccione avvolgente, nuovo sponsor, lo scudetto. Chissà che non arrivi anche quella da mettere qui insieme alla nostra collezione. Dicevamo, ultime notizie di Sport Mediaset. Medaglie che sono arrivate nella notte. A mezzogiorno Federica Pellegrini per centrare una storica finale. Vediamo se riusciamo ad aprire l'app. Eccoci qui. Baccosi sfiora il trionfo bis, poi è argento nello skit, dedicato a tutti gli italiani, nuoto uomini nella staffetta 4%, scrive la storia, conquista medaglia d'argento e record italiano, Martinenghi, primo bronzo in vasca nei 100 rana, brutto scivolone degli azzurri del volley, Sonego invece ha perso, disastro nel softball, non solo buone notizie, un po' di mercato, Frabotta, niente Atalanta, Genoa o Verona. Il Torino pensa a Piazza o Ilic. Inglese potrebbe andare alla Samp. Poi il ritorno di CR7, le parole di Kessié che vorrebbe rimanere per sempre al Milan. Stiamo a vedere. Poi Lukaku che è tornato in ritiro con la squadra e l'abbraccio con Simone Inzaghi. Questo sulla nostra app. Adesso andiamo invece alle ultime notizie e ai giornali in edicola. Facciamoci una bella carrellata, cominciando con la Gazzetta dello Sport, le parole di Kessié in prima pagina insieme alle medaglie di ieri di Tokyo. Vediamo se arriviamo con, e poi anche in taglio diciamo basso, la foto, l'abbraccio tra Lukaku e Simone Inzaghi, un Lukaku che è tornato bronzi d'Italia, e poi che sì, Milan ha vinta, Ronaldo il gran ritorno, l'incontro con Allegri sarà fondamentale, Inzaghi, eccoti Lukaku, l'Inter accende i motori. Andiamo subito all'interno dove si parla prima di calcio che di Olimpiadi quest'oggi. Inzaghi e Lukaku è subito intesa, così nasce l'Inter a misura di Simone. Il centravanti belga ha dormito nel centro sportivo nerazzurro, ha incontrato per la prima volta il tecnico, da oggi al lavoro anche Vidal, Perisic, Sanchez e Vecino. 8 gol alla pergolettese, brilla Darmian, si rivede Sensi, poi le parole di un preoccupato Marotta, no al distanziamento, gli stadi saranno aperti solo al 25-30%, così impossibile garantire il 50%, sarebbe un danno economico molto grave. Leggiamo sul ritorno del re, Romelu Lukaku is back e si è già immerso in una nuova stagione, davvero leader, è sbarcato a Milano intorno alle 20, postando un veloce Ehi Milano sui social di rientro da lungo tour in giro per il mondo, dal Belgio alla Sardegna, da New York a Miami, con appendice finale a Turks and Caicos, in pieno Oceano Atlantico, in barba alla stanchezza, al jet lag, il centravanti belga non ha voluto perdere tempo, dopo un breve pit stop a casa, Lukaku si è presentato in tarda serata alla Pinettina per unirsi al gruppo e abbracciare finalmente l'allenatore accanto al suo nuovo centravanti, Simone Inzaghi aveva gli occhi felici, come i bambini che scartano i regali a Natale, la foto postata dall'Inter vale più di 1000 parole, da centravanti a centravanti, l'intesa Lukaku-Inzaghi promette già spettacolo, si erano già sentiti al telefono, era già scattato il feeling, Romelu ha apprezzato tantissimo la telefonata del tecnico ricevuta durante l'Europeo, Simone si era complimentato con lui per l'incredibile crescita degli ultimi anni, confessandogli l'emozione di poter cominciare presto questa nuova collaborazione. Dopo aver portato Immobile alla scarpa d'oro, Inzaghi si è messo al lavoro per studiare il modo di poter rendere ancora più distruttiva la potenza fisica di Lukaku, sa bene che le sue fortune in nerazzurro dipenderanno molto dal belga, diventato per l'Inter non solo leader tecnico e primo violino offensivo ma pure uomo simbolo di questa nuova epoca. Anche senza Conte, Lukaku si sente responsabilizzato, consapevole di quale sia il suo ruolo all'interno del pianeta Inter, di quello che serve per mantenere il club ai vertici. In anticipo quindi il suo ritorno, poi anche gli altri, 8 gol alla pergolettese, brilla Darmian, si rivede Sensi, nel test da piano ok baby Satriano,
Ok, il baby Satriano, Pinamonti e Gagliardini in Engolan fermo per una botta, più che la prevedibile goleada a una squadra di Serie C, amichevole dopo amichevole, sono i dettagli a far sorridere Inzaghi. Darmian che segna con inserimento sul secondo palo come da manuale del 3-5-2, Gagliardini che sembra dire non scordatevi di me, il baby d'attacco Satriano che conferma la buona vena esattamente come il redivivo Pinamonti. Alla fine il risultato del test contro la Pergolettese è 8-0, 3-5-2, capitano Handanovic, Skriniar, De Vrij e Kolarov, accanto a Brozovic da una parte Gagliardini e dall'altra Çalhanoğlu, sempre più in sintonia con i nuovi compagni in attacco. Satriano, Pinamonti, perché i big sono arrivati adesso e ora comincerà il lavoro di Inzaghi. Andiamo al Corriere dello Sport. Prima un po' di acqua, caricando nel frattempo l'app. Un po' meno mercato oggi sui giornali, anche per questo test importante con la Pergolettese. Fede, l'Italia sogna con te. Ronaldo e la Juve decidono, il cucchiaio di Zaniolo fa felice Mourinho. Andiamo all'interno, dove si parla di Inter, una pagina. Se la troviamo. Satriano ci ha preso gusto, l'Inter può scommetterci, si guadagna il titolo del Corriere dello Sport aspettando il ritorno dei big, continua a brillare il talento uruguaiano anche ieri contro la Pergolettese, Martin ha dato spettacolo, poi e Milano, Lukaku è tornato, una doppietta per lui e per Pinamonti nell'8-0 finale, crescono le richieste al club per averlo in prestito, anche Darmian su via Corsport. Anche lui ha segnato una doppietta in attesa del ritorno in attacco dei big. Continua a brillare la stella del talento uruguaiano di Martin Satriano. L'ex bomber della primavera ha sfruttato anche l'amichevole con la Pergolettese. Suoi due degli 8 gol con i quali i nerazzurri si sono imposti nonostante il tempo inclemente per i dirigenti e Inzaghi, che hanno deciso di tenerlo in gruppo almeno fino ad agosto inoltrato. La conferma di aver tra le mani un diamante grezzo per i club che hanno chiesto informazioni su di lui e lo vorrebbero in prestito. L'elenco è lungo e comprende Crotone, Cremonese, Anderlecht, Bruges e Saint-Étienne. La dimostrazione che non stanno sbagliando la loro scommessa, la sensazione che alla fine Marotta e Ausilio lo manderanno a farsi le ossa altrove, soprattutto se Pinamonti partirà e arriverà uno tra Scamacca, Petagna e Keita. Ma Satriano in nerazzurro non è destinato a essere solo un giovane. Poi Di Marco impressiona e continua a fare bene, Nainggolan fermo, Pinamonti finalmente sorride, poi Lukaku è tornato, anche Vidal è pronto. La settimana che inizia può essere quella giusta per definire la vicenda di Nainggolan, come vi ho detto, in apertura col Cagliari o per arrivare alla risoluzione dell'accordo con il Belga, poi sarà approfondita la trattativa per Hernández. Dumfries resta una idea forte per Inzaghi, non vanno scartate neppure le altre opzioni, tra le quali Zappacosta. Mercoledì la squadra una nuova amichevole da ufficializzare, giovedì sera o venerdì, fine del ritiro, breve vacanza per tutti i nerazzurri, primi di agosto, gruppo al completo con anche Martinez, Barella e Bastoni. Chiudiamo la nostra rassegna stampa con Tutto Sport, che naturalmente parla di dell'amichevole, del test con la Pergolettese. Vediamo se carica la nostra amica app, eccoci qui, Bell'Italia, i tre bronzi di ieri, poi eccoci Cristiano Ronaldo, Giroud e soprattutto Romelu Lukaku. All'interno si parla di Inter e di mercato, andiamo subito velocemente in chiusura del nostro video quotidiano, tutto su Caio Jorge, spunta il Benfica per la Juve, Milano è il giorno dei bomber, Giroud e Lukaku, c'è un po' di differenza tra i due, poi brilla ancora Satriano, doppietta come Pinamonti e Darmian nell'8-0 alla Pergolettese, testa da piano, mercoledì si replica con la squadra di Serie B, poi da ieri sera è il ritiro da piano, oggi si allena, l'Inter con lui va in cerca di nuovi traguardi, ha lavorato in estate per partire a razzo, Inzaghi conta su di lui, Marotta ribadisce che è incedibile, questo al mio microfono. La intervista ancora di Lugano che è stata ripresa da tutti i quotidiani a conferma che si lavora nella giusta direzione, appuntamenti quindi alle 13, i miei auguri a Maicon,
Douglas Cisenando, che oggi fa 40 anni, poi stasera in live. Mi raccomando, vi aspetto. Buona giornata ancora a tutti!